decennale tra ASP di Reggio Calabria e Comune di Taurianova. È un complesso comprensivo di campo di calcetto e tennis mai ultimato. Progettato nel 2001 dall'allora amministrazione Biasi, con un costo complessivo di 450.000 euro, è mai finito. La parola passa ora ai commissari prefettizi, ma sentiamo la denuncia di Michele Gullace, tra i fondatori dell'ex circolo di tennis di Taurianova. Ci spiega un po' la vicenda. Questa è una delle tante incompiute che purtroppo si trovano sempre dalle nostre parti. È una situazione abbastanza strana perché era partita molto bene, va detto anche questo. Poi per motivi diversi si è arenata, si è bloccata e non è più venuta a compimento. La cosa che mi interessa dire, io sono il presidente del Tennis Club Circolo di Società. E ci siamo occupati con i miei amici e con gli iscritti di ripristinare e di riportare il tennis a Taurianova come lo è stato negli anni che furono e che ci hanno dato tanto lustro, giusto per diventare e divenire nel tempo poi un circolo di riferimento della provincia, della zona tirrenica di Reggio Calabria. La cosa che ci interessa dire è che purtroppo abbiamo trovato una situazione molto strana, in quanto il comune si era impegnato a fare questo circolo che avete appena potuto vedere sulla carta, e da qui nasce una strana querela con l'ASP, che rivendicava la proprietà del terreno. Ora, il comune, forte di alcuni documenti che si era ritrovato tra le carte di possesso, aveva ritenuto che questa cosa fosse superata e quindi si è potuto intraprendere una serie di iniziative economiche ad affrontare questo circo, questo complesso sportivo, che avrebbe previsto un campo da tennis e un campo di calcetto con annessi spogliatoi e parcheggio. Ma la cosa strana è che, senza fare polemica con nessuno, perché non è nel nostro stile né vogliamo fare polemica con nessuno, la situazione è che purtroppo si è imballata per quanto riguarda poi la procedura e la definizione di questa struttura. Mi spiego meglio e velocemente pure. L'ASP a un certo punto ha rivendicato la proprietà. I lavori il comune li aveva già fatti e quindi non poteva poi procedere perché non aveva più soldi il comune per continuare e completare i lavori. Subentrata questa comunicazione dell'ASP dove rivendicava la proprietà, si è bloccato tutto e allo stato attuale la situazione è che c'è in pendenza presso il Tribunale di Palmi una causa civile tra il Comune di Taurianova e l'ASP. Ora, sarebbe opportuno, noi già ne parlammo con il sindaco prima che fosse sciolto il Consiglio Comunale, che e adesso approfittiamo della terna commissariale, per redimere questa cosa e per venirne a capo, se possibile, nel miglior modo possibile, risolvendo questa situazione cavillosa, io dico, o legale, per mettere una parola fine e fare una struttura che Taurianova da tanto tempo aspetta, da tanto tempo i cittadini vorrebbero che diventasse operativa. Da quanto dura questo contenzioso? Le strutture quando sono state create? Dal 2006, quindi siamo già intorno a 9 anni. Che c'è questa situazione. Quindi è passato già molto tempo, come lei ha potuto notare, come potete notare, addirittura la parte degli spogliatoi era già finita, e non arredata ma finita, ma era completa anche di infissi e delle strutture sanitarie, degli impianti sanitari. E non ci sono più, come potete vedere, è scomparso tutto, anche gli infissi, e questo la dice lunga sullo stato di incuria, anche di vigilanza, che è stato nel tempo mantenuto nei confronti della proprietà comune.